Lavoro che andiamo a fare oggi, lavoro metabolico, andiamo a fare, iniziamo con un EMOM da 2 minuti da ripetere per 5 volte, poi dopo andremo a vedere quali numeri dovremo fare e poi andremo a fare questo lavoro che invece è un 30-10 da ripetere 3 volte, dove andremo a fare proprio il lavoro sparato di alta intensità. Quindi abbiamo da sudare. Bene, mettetevi comodi ma non troppo, mettiamo la musica dentro e iniziamo a scaldarci. Direi che siamo tutti pronti. Ok, andiamo a casa dell'Irene, andiamo a casa della Patrizia, andiamo a casa di Giorgio. Un po' a casa di... un po' misti. Va bene, vai, ragazzi, tutti pronti? Andiamo a scaldare prima cosa le braccia. Quindi rotazione dietro a dorso. Via, allenamento iniziato. Perfetto, mi vedete, mi sentite bene? Direi di sì. Prossimo, cambio giro e vado a fare le rotazioni in avanti, via. Cinque, quattro, tre, due, uno, ok, corsetta e vado a incrociare prima una gamba e poi vado a incrociare l'altra. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Pausa, rotazione bacino, vado a fare tutte le rotazioni prima da una parte e poi dall'altra. 5, 4, 3, 2, 1, perfetto, cambio lato, via. Cinque, quattro, tre, due, uno. Ok, cambio. Mani avanti, vado a... apro prima da una parte e poi vado ad aprire dall'altra. Ho visto che mi ha scritto qualcuno che forse la connessione non è ottima. Vediamo se mi sentono tutti bene. Chi abbiamo qua davanti? Patrizia, mi riesci a sentire e vedere bene? Direi di sì. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Andiamo a mettere i pollici sulle spalle. Vado ad accompagnare giù il movimento e vado a spingere verso l'alto. Movimento del thruster. 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfetto, torno in corsetta e vado a lavorare sempre in croce, mettendo dentro un bel ritmo. Via. Otto, sette, cinque, quattro, tre, due, uno, perfetto, stop, mani sulle ginocchia, andiamo a stirare prima, lavoro da adduttore da una parte per poi andarlo a fare anche dall'altra. Otto, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ottimo, perfetto, doppio, due braccia, vanno a fare i cerchi indietro, doppio giro di braccia, pronti a cambiare verso e farli girare in avanti, 3, 2, 1, cambio,
vi lascio in avanti, via. Vedete che io vado anche a cercare un po' di molleggio di gamba. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Perfetto. Posizione a soldatino, mani in apertura, passo in avanti, vado a chiudere e vado a fare lo stesso lavoro dall'altra parte. Quattro, tre, due, uno, benissimo. Andiamo a toccare le punte dei piedi, andiamo a toccare le spalle e andiamo a spingere le mani verso l'alto. Uno, due, tre, e tutto giù. Ancora 5 secondi, 4, 3, 2, 1, stop, perfetto, ok, resettiamoci, mettiamoci in reset e andiamo a vedere il lavoro che dovremo andare a fare adesso, ok, allora io vi vedo tutti bloccati, fatemi un favore, tipo Giorgio, che sento con la figlia di Giorgio, Patrizia, eccetera, scrivetemi una sulla chat se mi sentite e mi vedete bene, perché almeno ho il feedback anche da qua e riesco a sapere se mi riuscite a sentire bene e vedere bene. Tanto che aspetto i vostri messaggi, mi guardo, vi faccio già vedere il lavoro, ok, che è questo. Come vi dicevo prima, ecco, stanno arrivando i primi messaggi, vediamo bene ma non benissimo. Vabbè, dai, l'importante è che ci vediamo. Probabilmente oggi la connessione non è il massimo. Allora, andiamo a vedere cosa ci tocca fare adesso. Emom, 2 minuti da ripetere per 5 serie, ok? Quindi dobbiamo chiudere, più andiamo veloci, più facciamo prima, più pausa avremo. Più o meno qua ho messo le 3 colonne dei numeri da fare, è sempre al raddoppio. Quindi, per esempio, io parto con 5 burpees, andrò poi subito a fare 10 plank sulle mani con recupero gambe. Ora vi farò vedere com'è l'esercizio, perché probabilmente non lo conoscete. E poi andremo a fare i jumping jack 20. Quindi scegliete voi quale delle 3 colonne fare. Ve lo metto più vicino così vedete bene i numeri. Comunque si va sempre al raddoppio, quindi non ci possiamo sbagliare. Bene, direi che siamo tutti su abbastanza pronti. Rimetto la musica dentro, vado a impostare il timer e direi che siamo pronti a partire. Ok, tutto pronto per iniziare, ragazzi. Io parto con 5 burpees, faccio la prima colonna, voi decidete quale fare. 5, 4, scusate, non vi ho fatto vedere il plank sulle mani con recupero gambe. Siamo a plank sulle mani e andiamo a fare recupero gambe, torno indietro, ok? Questo lavoro qua. 3, 2, pronti ai burpees. Via. Io chiudo la prima colonna, quindi faccio 5 burpees, 10 recupero gambe e 20 di jumping jack. Ognuno sceglie quale fare. Io sono già arrivato a recupero gambe. E sono arrivato ai jumping jack. Ok. Più o meno, vabbè, io l'ho fatta abbastanza lenta, sto facendo i giri facili, quindi in realtà ho già finito, ma probabilmente voi starete ancora finendo.
Oggi non riesco a vedermi, siamo tutti bloccati qua da Zoom. Strana sta roba. Però vabbè, vado sulla fiducia. Si vede pixelato, mi scrivono. Vabbè, sarà la connessione. Il bello delle dirette, a differenza delle registrate, ma magari poi questi le vedranno su YouTube, è che a volte ci sono anche gli inconvenienti, dei temporali, di ste robe. Ok, 30 secondi, serie numero 2. Quando andiamo a fare i recuperi delle gambe, molto importante non molleggiare con le braccia, ma bloccarle, tenere l'addominale attivo dentro, tenere la posizione del plank e andare a far volare le gambe, che partono strette per poi arrivare larghe quando sono vicino alle mani. 8 secondi al via, partiamo seconda serie di plank, di burpees. 3, 2, 1, via. Giù a terra, andiamo a fare recupero gambe. Ok, serie numero 2 andata, intanto che recuperate, ve li faccio vedere un po' il programma, così tanto vi rivedete i numeri, se in caso magari avete dei dubbi e non siete sicuri. Ok, io sto girando la prima colonna, 5-10-20, è facile per me, perché sto finendo gli esercizi più o meno con 1 minuto e 5, 1 minuto e 10 di pausa, ma a me va bene perché poi mi interessa venire a parlare con voi, eccetera. Voi a casa non dovete avere tutta la mia pausa, ne dovete avere meno, quindi più o meno dovremmo finirli. Il lavoro deve durare almeno un minuto, almeno deve durare un minuto, se anche un po' di più ben venga. Mancano ancora 12 secondi e parte la serie numero 3 di burpees. Cercate voi di capire qual è la vostra colonna giusta. 3, 2, 1, burpees, via! Via. Ok, serie numero 3 andata. Sono dimenticato di far partire il battito, che normalmente vi dico quanto giro, ma oggi non giro alto. Girerete più alti voi sicuramente di me oggi. Oggi è una giornata normalmente da girare in circa al 85-90% del battito. Come si calcola il battito? Dovete fare più o meno, sono sempre calcoli che lasciano un po' il tempo che trovano, 220 meno la vostra età. Più o meno quello sarà il battito massimo che potete raggiungere all'incirca. Non è proprio giusto, però ci va vicino. E su quel numero che esce dovete calcolare il 90%. Ok? Quindi 220 meno l'età e sul numero che esce calcolate il 90%. Questo è il valore nel quale dovremo essere oggi ad allenarci, nei punti di massima. 3,
2, 1, burpees, via. All right, 1 minuto e 4. Sto recuperando troppo, sto barando. Non vale così. Non vale, non vale, non vale. Non fate come me e dateci più dentro. Ma avevamo detto all'inizio che facevamo 5 per, scusatemi, 2 per 5 serie e ora arriva la 5 serie, la quinta serie. E come sempre accade, nella quinta serie bisogna aumentare di un numero. Quindi se partivate con 5 burpees, come nel mio caso, andremo a partire con 6 e andremo a raddoppiare tutti i numeri che vengono. Ok? Quindi aumentiamo di un numero il nostro punto di partenza. E tanto poi recuperiamo, eh. Quindi è l'ultimo degli EMOM questi, di oggi. Quindi l'ultimo va sempre fatto meglio dei primi. 7. 6, pronti a partire coi burpees, aumentiamo di un numero. 2, 1, via. Sono arrivate jumping jack. Facendoli lenti. Non dice la verità, non dice la verità, non dice la verità. 100, no, beh, sta salendo, eccolo qua. Eccolo qua che sta salendo. Vediamo se si vede. Eccolo qua, sta salendo, giusto. 157, stavo per dire che ero sui 160. Ok? Quindi è sotto, questo sarà il mio 85% forse. Non lo so, dovrei calcolarlo. Va bene, discorsi a parte, andiamo avanti col nostro programma. Prendiamoci ancora un minuto di relax, tanto devo ancora cambiare i tempi che non vanno più bene questi per il lavoro che andiamo a fare adesso. E il lavoro che andiamo a fare diventerà un lavoro 30 di lavoro, 10 di pausa, da ripetere 3 volte. Skip più jump over, tappetino. Cosa vuol dire? Questa è una cattiveria che non abbiamo mai fatto in diretta live, ma ormai siamo delle bestie, allora è giusto spingere un po' di più. Mi tiro fuori il mio amico tappetino e lo skip over sarà skip. Quando dico via, andremo a saltare e a fare lo skip. Ci sono due modi: potete saltare a piedi pari, che è più duro, oppure a piedi così, che è molto più facile. Ognuno si scelga il proprio tipo di passaggio. Poi il reverse plank lo conosciamo ormai, è quello che andiamo a fare questo lavoro qua. Poi abbiamo 2 push up più 2 apro e chiudo, quindi saranno 2 piegamenti, 1, 2, 1, 2, e ripartirò con i piegamenti braccia per poi prendere i pesetti
E l'ultima serie andremo a fare clean and jerk, quindi abbiamo bisogno dei pesi. Clean and jerk lo facciamo semplificato, quindi sarà tutto giù, tutto su, ok? Finiti i quattro esercizi vi do un ciclo di pausa, in modo che ne facciamo quattro forti e poi recuperiamo. Riguardatelo un secondo al volo e direi che 10 secondi e vi do il via! Così lo vedete bene, non avete scuse per farlo male. Ok, andiamo a cambiare i tempi, vi rimetto la musica. E tutti pronti a partire, 30 secondi di lavoro, 10 secondi di pausa. Si salta abbastanza velocemente da un esercizio all'altro. Ok, pronti a partire ragazzi, 5, 4, skip più jump over, 3, 2, 1, skip, 1, 2, 3, via, 1, 2, 3, 1, 2, 3, questo è un gran bel esercizio, 3, via, voi state dietro al mio ritmo, 2, 3, 3, 3, ok, stop, reverse plank, quindi tutti giù, piedi in appoggio, sedere sollevato, via, tocco uno e tocco l'altro, otto secondi. Stop. Mettiamo pancia in giù. Due push up più due apro e chiudo. Uno. Due. Apro. E riparto. Ok, andiamo a prendere i pesetti. Tutto giù, tutto su, bello veloce. Via. Bel ritmo dentro. Dopo questa abbiamo la pausa. Quattro. Stop. Pausa, recuperiamo. Anche se non mi vedete bene, ma vi assicuro che qua c'è del sudore e sto andando piano. Lasciamo passare un ciclo di pausa e poi rimettiamoci pronti a partire con lo skip over. Un gran bello esercizio questo, i più allenati possono anche pensare di fare l'over, la parte del jump, con le ginocchia raccolte per aria, tipo questo, ed è ancora più duro. Quindi ci sono tre passaggi, quello semplice dove passa prima un piede e poi l'altro, poi c'è il salto basso e poi c'è il salto con recupero gamba. Ognuno si sceglie il proprio livello da seguire. 8 secondi e pronti a partire. 3 secondi di skip e si va. Skip, via, 2, 1, via, 2, 1, via, occhio a non prendere il tappetino, se no ci diamo una facciata, via, 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 8, 7, 8, via, stop, reverse plank, tutti giù a terra.
2, 1, via. Dieci secondi. Ok. Due push up più due apro e chiudo le gambe. Ok, perfetto. Tutti in piedi, clean and jerk. Pesetti. Via. Ritmo dentro, ancora 12 secondi. Ok, stop. Recuperiamo. Prendiamoci pausa. Ciclo verde, lasciamolo partire, passare senza ripartire e andiamo a chiuderci questo blocco, diciamo finale, poi in realtà abbiamo ancora un pezzettino, ma questo è l'ultimo blocco di intensità che va fatto a 2500,9 km/h. Fiatone, battito, sempre lì, sempre 154, sempre a questi livelli qua. Io ve lo dico sempre, vado più piano del mio potenziale, mi interessa far bene le cose, che voi le facciate meglio di me. Skip più jump laterale. Skip, 2, 1, jump. Skip, 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai. 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 Ok, buono, ottimo. Reverse plank. Otto, sette, uno, stop, due push up più due, apro e chiudo le gambe. Stop, perfetto, vai, ultimo, clean and jerk con i pesi, va per cadere il peso, via, bene, schiacciamo bene i talloni a terra ragazzi e sguardo sempre in avanti e mettiamoci dentro
il 110% della nostra velocità. Facciamo lavorare le gambe. 10 secondi alla fine. Ok. Bene. Stavolta ho alzato anch'io un po' il battito, infatti è salito. 165, 1, 6, 5. Questi sono esercizi che se fatti forte il battito lo sparano alto, eh. Allora, siamo sul finale, ma facciamo passare ancora questo verde e poi partiamo con un giro basato tutto sugli addominali, quindi mettiamoci il tappetino, vabbè, non ce l'avevamo già, quindi io l'ho soltanto girato per farmi vedere meglio. Sembra che mi vediate bene, perché io continuo a vedervi bloccati, quindi è un po' come se mi stessi allenando da solo, è la prima volta che mi succede, però state... è come se fosse lì con voi. 3, crunch, 2, 1, crunch, partiti, fuori l'aria quando siamo su. Quindici secondi. 10 secondi. 2, 1, stop, perfetto, pausa. Adesso mettiamo le gambe verso l'alto e le maniche vanno verso le punte dei piedi. Ancora 10 secondi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, mani dietro la testa, gambe sollevate e da questa posizione andiamo a far cadere prima giù una gamba e poi l'altra, via. Venti secondi alla fine. Lavoro strong, incrocio la gamba destra sulla sinistra, mano destra in apertura, andiamo a lavorare in incrocio. Via. Siamo negli ultimi 3 esercizi dell'allenamento, quindi manca veramente poco meno di 2 minuti alla fine. Quindici secondi. 5. Stop, giù, cambio lato, mano dietro la testa, via. Sei, cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Ultimo esercizio, ragazzi, pancia in giù. E non possiamo chiudere un allenamento senza fare un plank. A parte che l'abbiamo già fatto, ma sarebbe illegale. Comunque, naso sopra le mani. Qual è l'altezza giusta del sedere nel plank? L'altezza giusta è sempre quella uguale alle spalle, più o meno. Se voi mettete il sedere altezza spalla è difficile che sbagliate e la schiena dovete mantenerla dritta. 10 secondi a fine allenamento. Oh.
Bene ragazzi, allenamento metabolico portato al termine, anche oggi home training live conclusa.